Ciao. Ciao, grazie. Qui con un nuovo video un po' inusuale, ma che ho già fatto in passato. Come vedete, cos'ho qua? Ho la borsa della spesa perché ho appena fatto la spesa al Carrefour e volevo farla vedere anche a voi. Scusate, pesa tantissimo. No, volevo condividere con voi gli acquistini più singolari che ho fatto, ecco, per far vedere cosa mi capita di prendere quando vado al Carrefour a fare la spesa. Quindi non è che vi farò vedere le zucchine che ho pagato quasi 7 euro al chilo, non vi farò vedere i finocchi, non vi farò vedere il riso, io prendo sempre il riso Gallo Blonde, ad esempio. Insomma, non vi farò vedere tutte le cose più normali che tutti compriamo, ma vi farò vedere le cose un po' più originaline, magari meno sane, però ecco, vorrei che fosse chiaro fin da adesso che io non faccio la spesa sempre così, non mangio solo sciocchezze, ma è un modo per condividere delle cose inusuali. Ecco, il messaggio è questo. Spero che sia chiaro. Ecco, no, perché bisogna sempre dire tutto perché non è mai chiaro niente. Marta, sei polemica oggi? No, dai, non essere polemica. C'è il sole fuori, arriva la primavera. Namaste. Devo ritornare a fare un po' di meditazione perché mi sta passando quel senso di serenità. Dai, basta chiacchiere, vi faccio vedere subito cosa ho preso. Anzi, prima di tutto vi faccio vedere una cosa che non ho preso al Carrefour, ma che acquisto alla Coop e che volevo condividere con voi e con tutti quelli che sono degli amanti del burro salato come noi. Io e mio marito siamo degli appassionati di burro salato, cosa che all'estero trovi sempre, in Italia non trovi quasi mai. Però, c'è un però, perché dopo anni in cui ci siamo accontentati dell'Urpak, che è uno dei pochi burri salati che arriva in Italia, abbiamo scoperto questa roba e dovete provarlo. È della Coop. Brava Coop, una volta ogni tanto mi fai qualcosa di decente. Si tratta di un prodotto fior fiore Coop ed è il burro salato ottenuto da panna fresca. Cioè non potete capire la bontà di questa cosa. Cioè, ovviamente noi questo lo compriamo non per cucinare, cioè noi lo usiamo spalmato sul pane e mi piace tantissimo il contrasto burro salato marmellata dolce. È una roba stupenda. Poi una noce di questo sopra i pancake caldi, top. E poi invece mi piace molto anche quando faccio le tartine da aperitivo, fare proprio la tartina con burro salato e le alici, quelle sotto sale o sott'olio, insomma è buonissimo quel connubio, è una roba da paura. Ecco, io ve lo volevo segnalare per tutti i golosi come noi, andate alla Coop a provare questo burro salato ottenuto da panna fresca, cioè una roba. Anche da solo, se lo sentite, è top. Sappiatelo, io ve lo dico. Niente, adesso lo riappoggio qui, poverino. Invece parliamo di quello che abbiamo trovato al Carrefour. Allora, come potete vedere, il prodotto già iniziato perché non sono riuscita a resistere ed è la fine del mondo. Siamo in tema patatine. Non le compro spesso perché quando le compro le finisco e dato che ultimamente sto cercando di mangiare sano, loro non sono proprio qualcosa di sano. Però quando una volta a settimana ci facciamo l'aperitivino la sera in casa, mi piace avere qualcosa da sgranocchiare di salato e magari non sanissimo. Ho trovato questo nuovo gusto di quella della collezione Più Gusto di San Carlo che è fantastico. Si chiama Tropical Chic e contiene cocco e curcuma. E devo dire che è una trovata fantastica, è buonissima questa patatina, ha veramente il sapore della curcuma e del cocco leggero, ecco, proprio una patatina Thai, vi ricorda proprio i sapori Thai e ci è piaciuta un casino, veramente fantastica. Andiamo fuori. L'altra patatina che non manca mai quando facciamo la spesa e ci concediamo appunto qualcosa
sono queste solite della Kettle. Kettle è uno dei marchi migliori di patatine, appunto perché fa quelle patatine sostenute, sembrano doppie rispetto alla patatina normale, sono più dure, più croccanti, sembrano fritte in maniera diversa. Mi piacciono un casino le patatine Kettle e queste sono le mie preferite, ossia con sale marino e aceto balsamico. Seconda in classifica la scatola nera delle Kettle, fatta con sale marino e pepe nero, anche quelle sono toppissime. Ma tutto quello che fa la Kettle è buona, c'è tutto da fare. È una marca inglese, se non sbaglio, aspettate, che mi è venuto il dubbio. Kettle Chips, sì, Norwich, in Gran Bretagna, quindi sono inglesi. E lì la sanno lunga, infatti, di patatine chips confezionate, sono proprio bravi. Poi, cosa vi voglio far vedere? Ah, un'altra scoperta che abbiamo fatto ultimamente, non si trova solo al Carrefour, si trova dappertutto, per le persone che cercano il latte, che non vogliono rinunciare al latte ma sono intolleranti al lattosio, secondo noi il latte più buono ever è in questo momento questo, HD della Granarolo, senza lattosio, gustoso e digeribile, intero. Perché diciamo che secondo me è il migliore? Perché per la prima volta, dopo aver provato tutti i latti alta digeribilità possibile, questo sa veramente di latte. Ecco, che è una cosa che secondo me a chi prima beveva il latte e poi si è accorto di essere intollerante manca tantissimo, cioè il sapore del latte. E questo devo dire che è fedele, è veramente come bere del latte normale, non ci si accorge, ecco perché ve lo volevo segnalare, perché è davvero davvero ottimo, mio marito lo adora e quindi quando lo troviamo lo acquistiamo sempre. Poi rimaniamo in tema di bevande, abbiamo comprato i nostri succhi preferiti in due gusti, allora io vi faccio vedere uno dei due, che è quello al pompelmo rosa. Sto parlando dei succhi della Tropicana, ma non la collezione, diciamo la linea normale, ma quella pure premium. Sono quelli che sono buonissimi. Noi abbiamo preso pompelmo rosa e arancia classica, perché comunque a me a colazione piacciono il succo d'arancia e il succo di pompelmo, non si va più in là. E questi sono quelli proprio con 100% succo di frutta, per quello che sono veramente ottimi. Mi piacciono un sacco, dice infatti un bicchiere di Tropicana è l'equivalente di una delle 5 porzioni di frutta raccomandate quotidianamente. E, buonissimi. Tra l'altro questa pompelmo rosa secondo me è super top, ve lo dico. Poi, un'altra cosa che volevo condividere con voi per sapere se c'è qualcun altro appassionato. Noi siamo appassionati di questa cosa, il succo d'uva, questa specie di dolcino che troviamo in zona frutta proprio, ed è di questa marca che si chiama Il Canarino, non so dove sia, vediamo cosa dice. Ah, è di Reggio Emilia e praticamente questa è una specie di crema viola fatta proprio con il succo d'uva e ha il sapore della Big Bubble all'uva, per intenderci, no? Sembra fatto tipo con un impasto di farina e succo d'uva, perché rimane proprio come una purea. Ed è buonissimo come merenda questo, mi piace un casino. A volte lo porto anche in ufficio e top. Lo conoscete? Pastore, ve lo volevo chiedere perché sembra quella roba un po' da nonno. In realtà a noi piace tanto. Fatemi sapere. Cos'è sta roba fuori? La sentite voi? Dovete sapere che oggi qui c'è il carnevale dei bambini. Io non vengo il carnevale. Quindi potrebbe essere che sta passando di qui il carnevale dei bambini. Ecco, spero che non sia un tamarro di periferia che passa qua sotto con gli altoparlanti a palla in macchina. No, no, sarà il carnevale. Vabbè, andiamo avanti. Poi, quante bevande che devo farvi vedere oggi, no? Allora, volevo farvi vedere una delle nostre birre preferite. Allora, a noi piace tantissimo questa da tenere in casa, la Hue Garden, la bevo anche fuori, ed è la Vite Blanche, cioè la birra di quelle vite, appunto, bianca opaca, no? Non mi chiedete di entrare nello specifico, però ha un sapore diverso dalle altre, a me piace moltissimo. E è una delle nostre preferite. Altra cosa che mi piace comprare quando inizia la bella stagione, e adesso sta arrivando, io lo spero, sono queste, le Radler. Mi piacciono un sacco da tenere come bibitoni, da tenere a casa, da bere la sera,
Non se ne dovrebbero bere tante, ok, però tipo se una settimana non ci facciamo il gin tonic da aperitivo, ci beviamo una birretta, insomma, cerchiamo di essere sempre piuttosto equilibrati in casa, però a volte quando arrivi a casa la sera hai veramente bisogno di una valvola di sfogo mentre fai le cose, mentre cucini, e questa mi piace un casino, della birra Moretti. Tra l'altro in birra Moretti c'è, oltre che al limone, c'è anche al chinotto, ma a me non piace tanto. O alla gazzosa, che è sempre mischiata birra, gazzosa e limone. Qua non c'è la gazzosa, c'è solo il limone, però credo che siano delle cose molto molto simili. Sono alcoliche in maniera impercettibile perché c'è tipo boh, il 3% di alcol, mi sembra di ricordare. Quindi sono molto molto leggere e sono carine durante la bella stagione, a me piacciono un sacco. Poi, un'altra cosa carinissima che ho trovato. Allora, l'avevo già vista l'anno scorso, una cosa che aveva preparato la Cameo, un preparato di Cameo, scusatemi, ma non si chiamava ancora così. Quest'anno gli hanno dato un nome e secondo me è un nome super vincente, la tortazza, ovvero è il preparato per preparare, vabbè, la torta dentro ad una tazza. Tortazza, bello, no? Un po' grezzo, però bello, dai. Allora, come funziona? Bisogna aggiungerci solamente dell'acqua e poi metterlo nel microonde 90 secondi dentro ad una bella tazzona. E io ho voluto provarlo. L'anno scorso avevo preso il preparato per la torta al cioccolato. Quest'anno ho voluto strafare e ho preso il preparato per la Velvet Cake. Quindi diventerà una specie di tortona tutta rossa, bellissima. Non vedo l'ora di provarla. E l'ho trovata al Carrefour. Nella zona impasti per torte, che è nello stesso corridoio della zona etnica, per capirci. C'era vari gusti, c'era anche torta alle mele, torta al cioccolato, insomma ce n'erano quattro, mi pare. Però questa, la Red Velvet, mi ha subito preso, allora avrei voluto provarla. Bene, le ultime cose rimaste sono tutte della zona etnica, che è quella che mi piace di più del Carrefour, perché è veramente una delle zone etniche dei supermercati, quella più con più scelta. Ci sono un sacco di prodotti cinesi, giapponesi, dei paesi dell'est, un casino tipo rumeni, bulgari, tantissimi turchi, delle cose turche, marocchine, ci sono un sacco di cose sudamericane. È veramente bello fare un giro in quella corsia, io ve lo consiglio sempre. Cosa ho trovato questa volta? Allora, ho trovato questa cosa che me fa impazzire quando andiamo al ristorante giapponese o cinese, non so se avete presente, è quella salsa color centrale nucleare rossiccia con dentro dei pezzettini di peperoncino che ogni tanto ve l'accompagnano quando scegliete di mangiare gli involtini giapponesi, che sono quelli con dentro i gamberetti, comunque fritti fuori in maniera un po' diversa dagli involtini primavera, e di solito ve li portano accompagnati da questa salsina, che è la fine del mondo perché è un po' dolce, un po' piccante, un po' si sente il peperone, cioè a me piace un casino. L'ho trovata da Carrefour e l'ho comprata. Tra l'altro la chiamano Thai chili sauce, quindi è una roba che assomiglia più a qualcosa di thailandese, se capisco bene. E è scritto tutto in tedesco, fantastico. Mi manca. Ah no, c'è anche qua, gusto forte e dolce. Infatti è quello il connubio bello di questa salsa. È che è sia piccante forte che dolce e la rende più facile, direi, da assaporare rispetto al fatto di una salsa solo piccante, ecco, perché per intenderci. Cosa contiene? Acqua, zucchero, peperoncini rossi, aglio, sale, amido di mais e basta. Quindi alla fine è anche semplice, però a me piace un casino. Buonissimo, buonissimo. Poi, un'altra cosa che avevo terminato e che ho ricomprato, tra l'altro trovato in questa specie di confezione comodissima da spremere, tipo maionese, è la salsa tahin, questa salsa marocchina mi viene da dire, che è quella che serve per preparare principalmente ad esempio l'hummus o comunque altri piatti tipici tradizionali ed è una pasta di sesamo. Questa si può preparare anche in casa, ma è uno sbatti. Ho visto delle ricette su come preparare la tahin su dei siti magari vegani, però direi che comprandola si risolve, direi.
il 95% della fatica. Buonissimo, a me l'hummus è una delle cose che piace un casino, quando viene la bella stagione mi piace preparare prima di cena il pinzimonio con le carote, il sedano, i cetrioli, anche i peperoni tagliati a filetti e poi l'hummus in modo da spizzicarlo così con le verdurine, mi piace un sacco. Poi, le ultime due cose che vi devo far vedere di questa spesa, che sono state una scoperta sempre nella zona etnica, sono questi risi. Sono la stessa, lo stesso marchio, lo stesso prodotto, cambia il sapore. Il marchio è Tilda, Genuine Goodness, ed è praticamente riso cotto al vapore, riso basmati in questo caso, anche l'altro, sì, cotto al vapore, già pronto, che basta riscaldare nel microonde per 2 minuti per avere il piatto già fatto. E questo è con sweet chili e lime, quindi una cosa un po' Thai, direi, come sapore. E niente, bisogna metterlo nel microonde, aprire la scatola, cuocere 2 minuti, oppure in padella per 3 minuti. Quindi, insomma, facilissimo. È una di quelle cose da tenere in casa quando vuoi cucinare qualcosa all'ultimo momento e sei disperata. Anche questo è un prodotto, diciamo, in Gran Bretagna. Lì vanno fortissimo con i preparati anche asiatici, perché comunque, avendo una grandissima fetta della popolazione indiana, hanno un sacco di industrie che producono cibo etnico indiano. L'altro, appunto, sempre Tilda, sempre Legendary Rice, questo è coconut, chili e lemongrass. Ecco, no, questo è più Thai di quell'altro, perché già mi viene fame solo a leggerlo. Questo infatti è latte di cocco, chili e lemongrass, che sono latte di cocco e lemongrass, sono due ingredienti tipici della cucina thailandese, anche di quella cambogiana. Però ecco, se voi siete stati in un thailandese, sicuramente appena leggete questi ingredienti vi verranno in mente i sapori delle loro zuppe, che sono una cosa favolosa secondo me. Io adoro la cucina thailandese. Purtroppo qui a Bologna non esiste un ristorante di vera cucina thailandese, lo trovo solo a Milano, diciamo, mi capita, oppure all'estero, ecco, lì lo trovi senza problemi. Insomma, anche qui basta cuocerlo per 2 minuti al microonde, 3 minuti in pentola, e c'hai pronte le tue belle due porzioncine di riso thailandese. Ho finito, vi ho fatto vedere tutto. Ovviamente ho comprato anche altre cose, come vi stavo dicendo all'inizio, ma non mi sembrava, non so, vedere la carta igienica che compro, possiamo anche parlarne, però secondo me era più interessante vedere queste cosine, ecco, avevo qualcosa in più da dirvi. E niente, dai, spero che anche questo tipo di video vi sia piaciuto, lo faccio una volta ogni tanto, insomma non lo faccio spesso, però quando trovo delle cose curiose mi piace condividerle con chi mi segue, perché so che chi mi segue spesso ha dei gusti affini ai miei e è sempre alla ricerca di cosine sfiziose, quindi ecco perché. Bene, adesso vi saluto, se vi è piaciuto il video ricordatevi sempre di spolliciare e ci vediamo prestissimo sempre su questo canale. Un bacione, ciao, ciao ciao!